Andiamo, seconda intervista di questa mattina. Non ci vogliamo far mancare nulla. No, no. Allora, pochi minuti fa abbiamo parlato proprio con il presidente dell'Ordine dei Medici, Gianluigi Spata, con il quale ovviamente abbiamo fatto il punto della situazione sui vaccini. Adesso parliamo di un'altra situazione particolare che potrebbe verificarsi nelle prossime ore. Zona rossa, zona arancione. Il possibile passaggio della Lombardia e quindi del Comasco in zona arancione. Carlo Tafuni, funzionario Confcommercio Como, qui con noi, grazie ancora. Ciao a tutti, buongiorno Carletto, grazie di essere buongiorno qua Francesco. A trovarci, buongiorno. Ci fa davvero molto molto piacere. Subito domande che arrivano. Denise, ti rispondiamo tra un attimo, intanto saluto Nuccia e Denise. Carlo, precisazione allora, veloce. Sì, come diceva Marco, nelle prossime ore sapremo se la Lombardia verrà decretata zona arancione. So che oggi pomeriggio ci sarà il presidente del consiglio regionale Alessandro Fermi, viene a trovarci oggi, ecco, pomeriggio, magari darà qualche notizia fresca su questa cosa, la speranza perché, che ci possa portare, ecco, anche perché hai detto speranza, in teoria il 27 il ministro Speranza, esatto, con un'ordinanza dovrebbe, visto che ogni settimana dice il decreto, però ogni 15 giorni si fa un check, e se la curva, sentivo anche stamattina delle notizie positive in tal senso, sta diminuendo un pochino, vabbè, da una parte ci fa anche piacere, che vuol dire che la situazione sta migliorando. Ti anticipo, ci sono decine di domande. Bene. Quindi vai veloce, sta migliorando. A dire subito, ecco, andiamo subito al dunque. Chi rimane chiuso in zona arancione? Allora, se passiamo in zona arancione, resta chiuso? Carlo? Allora, resta chiuso. Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natari, centri benessere, centri termali, okay. E poi dopo sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo, casinò, anche se all'interno di locali adibiti ad attività diverse. Quindi, in zona arancione, okay. Sgombriamo il campo, queste cose sono già ancora, rimangono assolutamente chiuse. Le novità più significative? Allora, le novità ce ne sono, nel senso che, vabbè, mi spiace per i bar, perché per i bar e i ristoranti non cambia assolutamente niente. Quindi solo sport. E ne abbiamo già straparlato sul discorso dell'asporto, sul discorso del delivery, anche se bisognerebbe spezzare una lancia del fatto che questi pubblici esercizi, ristoranti e tutti, stanno facendo esclusivamente un servizio alla gente, perché non ci guadagnano una mazza. Anzi, probabilmente hanno più costi che guadagno. Però Isa ci scrive al volo: io lavoro in un ristorante dentro un centro commerciale, potremmo riaprire? No. Allora, sì. No, il ristorante Isa, all'interno no. del centro commerciale, purtroppo. Può fare delivery, può fare solo come adesso. Ecco, sì, come adesso. Perfetto. Ecco, poi vabbè, il discorso è questo, che invece per quanto riguarda gli altri negozi, cioè quelli che non erano identificati nell'allegato 23, che li avevamo già straelencati, potranno riaprire con una piccola differenza, piccola ma che può essere anche grande. All'interno di un centro commerciale, un negozio per esempio di scarpe può stare aperto dal lunedì al venerdì, sabato e domenica chiusi, mentre tutti gli altri negozi all'interno delle città, all'interno dei paesi che vendono abbigliamento, calzature, una gioielleria, un negozio di borse, cioè qualsiasi cosa di questo genere di negozi può stare aperto tutta la settimana. Ah, okay. Ok, questo se andiamo in zona arancione. Questo è molto importante, perché sinceramente ditemi certo, che problema potevano creare questi negozi di vicinato aperti, avrebbero dato un servizio assolutamente alle persone, perché se uno gli si spacca le scarpe, può comprare le scarpe da tennis e non può comprare le scarpe normali. Cioè, decisioni veramente limite... Vabbè, quindi queste le principali novità? No, principali poi anche il discorso dei mercati. Ah, ecco, sì, bravo, mercati. Ecco, il mercato quindi, importante, se si passa in zona arancione, gli ambulanti riaprono. Stavo parlando ieri col presidente Benelli, che penso ci stia anche ascoltando. Sono in tantissimi, ecco, caro. No, allora, il presidente Benelli, che è il presidente, diciamo, provinciale della FIVA, tra l'altro domenica c'è stata anche l'assemblea nazionale e il presidente nazionale chiedeva anche uno sciopero, non uno sciopero, un anno bianco per le tasse, a livello proprio nell'audizione che ha avuto col governo. No, stavo dicendo, allora, la riapertura dei mercati. Ovviamente io faccio un appello ai sindaci, perché se dovessimo passare in zona arancione, i mercati possono stare aperti, i mercati
all'aperto, bravo, perché poi un mercato ha chiuso, però qui in zona non abbiamo gli ambulanti. Gli ambulanti possono tornare a lavorare. Però io, speriamo, visto che voi avete girato tutti i sindaci, che saluto, rispetto e ringrazio per tutto quello che stanno facendo per le varie popolazioni del nostro territorio, però faccio un appello ai sindaci, cioè evitiamo di fare ordinanze, evitiamo di bloccare i mercati. I mercati, se passiamo in zona arancione, devono assolutamente riaprire, perché sono persone, come tantissime, che sono a casa, non stanno assolutamente lavorando, e i ristori in alcuni casi non sono ancora arrivati. Okay. Allora, anche sui ristori potremo parlarne. Sì, però diamo le risposte, ecco, magari, che ci chiedono. Sì. Denise, volevo fare due domande. I bar possono riaprire se dovessimo andare in zona arancione? No, i bar, come ho detto, okay, prima, rimane uguale, preciso. E poi, che era se prima. Ci chiede ancora Denise, seconda domanda, se dovessimo andare in zona arancione, si può andare dal parrucchiere in un altro comune? Ah, la storia dei parrucchieri sta diventando una cosa. No, nel senso che, no, allora, il discorso, Denise, è che nella zona arancione ci sarà la possibilità di viaggiare all'interno del proprio comune, diciamo, anche senza un'esigenza particolare, però all'interno del proprio comune. Solo si può telefonare in un comune, cioè proprio specifico sul DPCM. Sì, perfetto. Perciò ovviamente vige il principio di okay, passaggio. Saluto Nuccia, saluto Isa, che ci chiedeva del ristorante all'interno del centro commerciale. Sì, Isa, purtroppo sì, le notizie, se si passa in zona arancione, cioè il ristorante non cambia assolutamente nulla. Buongiorno Marcella, buongiorno a Fabrizio, Asia, buongiorno. Carla ci saluta e ti saluta. Nuccia, buongiorno, grazie Nuccia. Luisella, Guido, vedo gente in giro con la mascherina abbassata sotto il naso. Ecco, quello, dai, cerchiamo di tenere la mascherina, ce l'abbiamo tutti, addirittura qua in radio, pur avendo le distanze di sicurezza, abbiamo la mascherina. Esatto. Perciò mascherina. Anna, buongiorno, grazie Anna, buongiorno ancora ad altra Anna. Pinuccio, buongiorno. Fabrizio, Fabrizio ci chiede, ma staremo in zona arancione per altre 2 settimane? Allora, forse oggi No, okay, il discorso è molto chiaro, nel senso che il DPCM che è uscito, okay, scade il 3 di dicembre, giusto? Scadendo il 3 di dicembre il DPCM, già sappiamo che il governo deve uscire con un nuovo DPCM, automaticamente se dal 27 veniamo messi in zona arancione, presumo che dal 27 al 3 siamo assolutamente in zona arancione. Poi logicamente col nuovo DPCM, dopo il 3 ci saranno, speriamo, se le curve sono diminuite, roba del genere, delle decisioni ministeriali, okay, che possono assolutamente cambiare lo scenario futuro. Ti posso dire che sei a livello, ecco, del presidente Fermi come numero di utenti, tantissime persone, che certo, ci stanno guardando. Complimenti per la precisazione, Carlo, bravo, perché vedo che la gente ti sta apprezzando anche per quanto sei chiaro e preciso. Grazie. Salutiamo anche i vertici di Confcommercio, ovviamente, che allora io ringrazio sicuramente il mio presidente Ciceri, assolutamente, esatto, il mio direttore Graziano Monetti, e ovviamente tu chiami lui e poi lui manda me. Però il discorso è che veramente li ringrazio anche per tutto quello che stanno facendo, perché vivere all'interno della nostra associazione in questo momento ci si rende realmente conto della situazione economica e non solo. Bravo. Perciò a questo punto è anche difficile a volte gestire tutte le cose, ma il nostro presidente, la nostra giunta, tutto il consiglio e soprattutto il mio direttore, che è il mio diretto responsabile, ci stiamo facendo un mazzo della miseria. Grazie Graziano, grazie anche a Ciceri, buongiorno Uccia, Roberto che ci ringrazia per il servizio, ma se non lo facciamo noi questo servizio, direi che è importante essere chiari con i nostri lettori, no? Ma Alessia, a te invece rimando a oggi pomeriggio alle 17:30 con Fermi. Lei ci chiede per i fidanzati in Svizzera, vedremo oggi pomeriggio con Fermi 17:30, Paola che punta il dito sui centri commerciali, accalcata la gente, Esther, allora bar da sport e anche lì in effetti, scusa ti interrompo il discorso è che gente dice accalcati nei centri commerciali. Allora mi chiedo come mai uno che ha un negozio di scarpe, c'è il mio amico Bolla di Cantù, che è il referente di Cantù, che si incavola sempre su sta roba, no? Cioè, nel senso che, ma figuratevi che assembramento possono avere questi negozi di vicinato, che assembramento possono avere, cioè possono gestire una situazione in perfetta distanza, e li hanno chiusi,
li hanno chiusi, non gli hanno permesso di lavorare. Il discorso dei ristori, c'è gente che sta aspettando ristori. Come Confcommercio scriveremo una lettera all'agenzia delle entrate per vedere a che punto siamo, sì, perché bravo. Il decreto è abbastanza chiaro, il decreto ristori. Bravo, bravo. Cioè, veramente le persone in questo momento sono al limite. Giovanna dice che distruggono l'economia, lo dice, dice bravi, no, non riferito a voi ovviamente, ma a chi decide, a chi prende questa decisione, distruggete l'economia. Io dico sempre che le decisioni sono sempre difficili da prendere, certo. Però il commercio è estremamente importante, come è importantissima la situazione sanitaria. Allora Asia, anche a te dico che oggi parleremo anche di questo aspetto, il fidanzato in Svizzera, quindi ci sarà il presidente del consiglio regionale 17:30, la competenza ovviamente di guarda, se un fidanzato in Svizzera lo cambierà, se non può andare. No, dai, fai bravo, dai. Beh, una battuta. Marcella parla di dittatura, ridicolo. Lorenza, assurdo veramente. Ciao Miriana, buongiorno. Laura, decisioni assurde perché prese lontano dalla gente, i negozi del paese andavano lasciati aperti, dice Paola. Brava Paola, è vero. Invece quello che hai detto tu prima, insomma, speriamo, dice, si possa lasciare la zona rossa. Marida, grazie delle informazioni. I parenti di ecco, magari Alessandro sicuramente si sta battendo per il discorso di farci diventare zona arancione, perciò sinceramente Marianna, penso che i parenti di primo grado si possono andare a trovare, anche lì ne parliamo oggi con Alessandro Fermi. Però anche lì il discorso è che non è che ci si può uscire dal territorio senza una motivazione particolare, perciò posso anche rispondere, nel senso che il DPCM su questa cosa è preciso, cioè anche se entriamo in zona arancione, sostanzialmente io per uscire dal mio comune devo avere una motivazione legata a un discorso sanitario, a un discorso legato al lavoro, oppure una espressa necessità. Perciò se il congiunto fuori dal comune è una signora magari anziana che necessita anche, diciamo, di una visita di cortesia, penso che non ci sia nessun problema, perché lo ritengo di estrema necessità. Okay. Ovviamente per le altre cose no. Allora, mercerie, cosa succede per le mercerie, ci chiede Maria, e le mercerie in caso di passaggio? No, ma tutti i negozi tranne quelli che abbiamo citato. I teatri, citato. Miriana, no, lei teatri, è purtroppo... teatri sinceramente corso... non lo so... Però parliamo oggi, chiediamo oggi a Fermi. Comunque i teatri sono chiusi. Io vi ricordo che quindi questa è un'indicazione con Confcommercio, ma oggi pomeriggio appunto verrà e con credo notizie di primissima mano il presidente Fermi, perché siamo a poche ore. Anche perché se l'Alessandro dovesse dire che rimaniamo in zona rossa, tutto quello che stiamo dicendo finisce nel camino, e questo sarebbe gravissimo. Gabriella, buongiorno. Adriana, ciao. Patrizia, buongiorno. Paola, che bella battuta, ecco. Aiutateci con un decreto a evitare i parenti a Natale. No, Stefano dice: i centri estetici in caso di zona arancione, i centri estetici, allora, possono aprire? Qui parla di centri benessere, la chiusura, perciò presumo che i centri estetici possano tenere aperto, perché erano quelli che non erano stati integrati nell'allegato 23. Okay. Adesso qua parliamo di centri benessere, ma non è inteso come centro estetico aperto. Insomma, ok, Giovi, buongiorno. Ester, i negozi di abbigliamento non dite che restano chiusi, aprite il mercato, che non si può nemmeno camminare per la gente in civile che ti viene addosso. Beh, dai, non è proprio sempre così. Ma dove è il mercato? Sì. Devo assolutamente dissentire con questa cavolata, scusate. No, perché noi abbiamo verificato in tutto questo periodo, e gli ambulanti sono stati attentissimi a verificare questa situazione, e al mercato c'è sempre stata una situazione ottimale in tutti i mercati, perciò assolutamente la gente non si spinge, assolutamente la gente non si comporta in un certo modo. Il mercato, tra l'altro, è all'aperto, chiaro, è all'aperto. Se passiamo in zona arancione, ovviamente. Chiaro, però . Il discorso è questo. Allora, il mercato è fatto all'aperto. Il DPCM addirittura parla di arieggiare i locali. Allora, chiudiamo il mercato che è fatto all'aperto e teniamo aperti i centri commerciali che sono al chiuso. Ecco, comunque i negozi di abbigliamento in caso di passaggio all'arancione, i negozi di abbigliamento aperti. Paola, che stress con questi DPCM. Amedeo, buongiorno. Le vaccinazioni, abbiamo parlato prima, Amedeo, con il presidente, ti invito a guardare la nostra diretta precedente. Da un'altra regione si può tornare in Lombardia per Natale, Carla? Adesso dovremmo vedere come sarà il nuovo DPCM, perché praticamente per il discorso natalizio, allora dopo il 3 di dicembre si
potrà essere assolutamente più precisi, perché adesso non si può sapere. Sì, 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 sì. Perché uscirà un DPCM, allora in teoria io ho sentito che dovrebbe uscire un DPCM il 3 di dicembre, poi un DPCM prima di Natale per dare proprio le indicazioni sui vari comportamenti. Vediamo cosa deciderà il governo. Ecco. Allora, Laura ti fa un apprezzamento che è anche il nostro, ospite gradito per preparazione e chiarezza. Sai che ti vogliamo bene e ti stimiamo, però anche la gente questo mi fa piacere, noi in Concommercio studiamo tutti molto. Che stai facendo, bravo. Ciao Marco, ti saluta Marco. Rossella, ci si può muovere per le visite ai congiunti in altre regioni? Aspettiamo anche oggi, vediamo cosa ci racconta. Però in ogni caso quello deve dipendere dal DPCM. Dipende appunto, poi dal DPCM Rossella, futuro. Ovviamente, bisogna aspettare quello per del lavoro, 3 di dicembre. Sì, DPCM. Perché ricordiamo che il DPCM detta le regole generali, poi le ordinanze regionali dettano delle regole particolari, però il DPCM in questo momento è il passaggio da zona rossa a zona arancione. Esatto. Non cambia assolutamente nulla per quanto riguarda la normativa. Perché? Perché è dettata dal DPCM. Il DPCM scrive quello che si può fare in zona, ha scritto col DPCM, quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 6 di novembre. Scrive quello che si può fare in zona gialla, quello che si può fare in zona arancione, quello che si può fare in zona rossa. Poi un'ordinanza, così facciamo chiarezza, del Ministero della Sanità fa diventare zona arancione, zona rossa e tutto, e uno leggendo il DPCM trova il paragrafo che interessa. Perciò il DPCM è quello che in questo momento è, diciamo, purtroppo la Bibbia. Ciao Miriana, ciao Fabio Bulgaroni che dice stai fermo che viene il mal di mare, ma ti sei scaldato? Fabio, caro Fabio! Ci mette passione, Purtroppo, allora, purtroppo guardate, è vero, magari mi muovo un po' e mi scaldo. Gennaro ha detto, Scarlo, sei stato molto chiaro, bravo, complimenti. Allora, Umberto parla per il nome degli ambulanti, vogliamo lavorare, niente lavoro, niente ristori. Umberto, allora, se si passa in zona arancione, gli ambulanti, okay. Anche perché Umberto, presumo di conoscerlo, impazzisce perché continua a camminare per tutte le montagne, no? Perché può, perché è di Albavilla, e di conseguenza ha voglia di lavorare. E anche Roberto Benelli che dice ecco, che si ciao sta presidente, ciao dice, presidente. Speriamo di rivederci presto al mercato. Ecco, bravo presidente, grazie. Dice siamo all'aperto, rispettiamo le norme. Questo mi sembra giusto. Ecco, no, tanto il presidente ci tiene a sottolineare quello che ho detto io, cioè Sandra, al mercato che lavora in un centro commerciale, dice guardate che però nei centri commerciali non c'è tutto questo affollamento. Ma infatti, per l'amor del cielo, però che non mi dicano che ci sia il mercato, che la gente si pigia uno con l'altro, perché non è assolutamente vero. Punto. Allora, bravo, dice Marida, nei piccoli negozi c'è meno pericolo. Bravo Carlo, apprezzamenti unanimi da parte di tante persone. Buongiorno da Dario, buongiorno da Paola, con la battuta che diceva di aiutare per i parenti a Natale, evitare i parenti a Natale. Siamo stanchi, Patrizia, Elena, buongiorno anche a te. I genitori anziani hanno bisogno di una parola dai figli, certo. Ma infatti, ma guardate, ma anche il discorso di uscire fuori dal comune per andare a trovare un genitore anziano, io penso che sia veramente una necessità. Allora, poi bisogna capire di evitare magari di portargli il virus. Sì, siamo alla fine, purtroppo Carlo, mi dispiace. Emanuela, saluto anche te, parla delle scuole. E allora, a te Emanuela e a tutti gli altri amici, sono tantissimi, guarda veramente, Asia, Elvira, Patrizia, Ernestina, Maria Grazia, ecco, li rimandiamo a oggi, perché con Carlo Tafuni abbiamo fatto il punto della situazione per quanto riguarda il commercio, Confcommercio. Oggi pomeriggio, ripeto, 17:30, le notizie, diciamo, di ultima ora confermi. Ecco, poi magari possiamo anche dire che nel caso qualche commerciante volesse avere delle indicazioni particolari, ricordiamo il centralino di Confcommercio 031 24 41 e chiedere tranquillamente di me. Perciò a questo punto, se qualcuno vuol chiamare per avere delle indicazioni, ecco, io chiedo veramente specificatamente a livello commerciale, perché noi siamo preparati in quello. Esatto, Confcommercio siamo preparati in quello. Oggi le risposte, tutto il resto, parenti, trasferimenti, eccetera, eccetera, oggi pomeriggio con Alessandro Fermi alle 17:30. Grazie Carlo. Grazie Marco, grazie Francesco. Precisissimo, grande, sei sempre a disposizione. Buona mattinata a tutti voi.